Vi siete mai chiesti del perché tante volte ci sentiamo così tanto soli che sembra che Dio voglia questo per noi? È incredibilmente frustrante non conoscerne il motivo e ancora di più rendersi conto che il Signore ci ha messo in questa situazione e capisce esattamente come ci sentiamo. Dio è sempre all'opera su di noi, come un artista che rifinisce un capolavoro o un artigiano che ripara una casa. Aggiusta tutto ciò che è fuori posto e talvolta apporta cambiamenti dolorosi ma essenziali. Non aver paura, perché Lui ti ha messo esattamente dove devi essere in questo momento della tua vita. Amici e familiari potrebbero averti abbandonato, anche quelli che credevi non lo avrebbero mai fatto. Forse è successo tutto così in fretta, lasciando un vasto vuoto dentro di te. Ma fatti coraggio, perché questo vuoto è stato creato da Dio e solo Lui può riempirlo. Dio ci grida nel nostro dolore di svegliarci, forse, della realtà e di rivelare i Suoi piani per noi. Se la tua solitudine ora ti sembra insopportabile, confida nel fatto che il Signore non ci abbandona mai. Forse quelle persone erano nella tua vita per allontanarti da Lui, tenendoti nell'oscurità per tutti questi anni. Quando la vita sembra priva di significato, noiosa e difficile, è perché stiamo cercando di riempirla con tutto tranne Lui. Questo vuoto deve essere riempito da Dio e da Lui solo. Matteo 6:33 dice: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno aggiunte». Nel silenzio del cuore, Dio parla. Se lo cerchi nella preghiera e nel silenzio, Egli ti parlerà. Apocalisse 3:20 dice: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con lui, ed egli con me». Solo quando realizzi la tua solitudine e malinconia, allora puoi riempirti di Dio. Permettigli di farlo. Nessuna persona, bene, professione o posizione può riempire il vuoto di un cuore solitario. Filippesi 4:19 ci assicura che «Il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze nella gloria in Cristo Gesù». Solo Lui può veramente riempire il vuoto che a volte sentiamo. Dio può condurti in momenti di solitudine per chiamarti più vicino a Lui. Sappi che non sei dimenticato o abbandonato. Ebrei 13:5 promette: «Non ti lascerò né ti abbandonerò mai». Ti sento. Tutti prima o poi si trovano ad affrontare la solitudine. Non significa solo essere fisicamente soli, puoi sentirti isolato anche in mezzo alla folla. Un aspetto profondo dell'essere cristiano è imparare ad apprezzare e comprendere la solitudine. A volte, come seguaci di Cristo, abbiamo bisogno di ritirarci dalla folla e, come Gesù, dedicarci alla preghiera. Ci sono momenti di comunione con gli altri, ma ci sono anche momenti sacri di comunione con Dio. Sentirsi soli può essere un'occasione per rafforzare il proprio rapporto con il Signore attraverso la preghiera. Comprendi che Dio desidera che tu gli parli come faresti con un amico intimo. Non ti manderà via. Pietro 5:7 ci invita a gettare su di Lui tutte le nostre ansie, perché Egli si prende cura di noi. La pace che Dio dà è oltre la comprensione. Filippesi 4:7 ci dice: «E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù». La Sua pace ci aiuta a lasciare andare le preoccupazioni e a concentrarci sul Suo amore e sulla Sua cura. Quando manteniamo la nostra attenzione su Dio, ci rendiamo conto che non siamo mai veramente soli. Matteo 28:20 ci rassicura: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Dio è sempre presente e opera nella nostra vita per i Suoi scopi. Romani 8:28 conferma: «E sappiamo che in ogni cosa Dio opera per il bene di coloro che lo amano, che sono stati chiamati secondo il suo disegno». La sua santa presenza è sempre vicina. Chiudi gli occhi, fai un respiro profondo e senti la sua presenza. Riconosci i momenti di solitudine come opportunità per riconoscere la sua compagnia costante. Dio vuole che tu raggiunga una profonda consapevolezza della sua presenza facendoti sentire talvolta solo.
Trova incoraggiamento nella presenza amorevole del tuo Salvatore, sapendo che è sempre al tuo fianco. Nei matrimoni sani e amorevoli, i coniugi si ritagliano del tempo intimo da soli insieme. Allo stesso modo, i credenti vivaci danno priorità al tempo trascorso da soli con Dio, godendosi i momenti in cui ascoltare la Sua parola e rispondere in preghiera. Ricordate l'esempio di Gesù in Matteo 14:23. Dopo aver congedato la folla, salì in disparte sul monte a pregare. Venuta la sera, era lì solo. Una giornata solitaria può essere l'invito di Dio a trascorrere del tempo di qualità con Lui. Non sei mai veramente solo quando sei con Dio. Con Dio tutto scaturisce dal silenzio. I tuoi pensieri emergono dal vuoto silenzioso, la tua mente emerge dal vuoto e la tua stessa essenza nasce dall'abisso. Isaia 54 dice: «Il Signore Dio mi ha dato la lingua degli ammaestrati, affinché io sappia sostenere con una parola chi è stanco. Mattina dopo mattina si sveglia, risveglia il mio orecchio per ascoltare come coloro che sono ammaestrati». Tutta la creatività deriva da una forma di quiete. Pertanto, i tuoi obiettivi e le tue ambizioni potrebbero richiederti di prendere le distanze dagli altri, trovando la solitudine per raggiungerli. Dio desidera che tu realizzi le tue aspirazioni, il che a volte significa rimanere solo. Si dice spesso: se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme. Dio potrebbe davvero chiamarti al sentiero veloce e solitario. Capisce che per viaggiare da soli è necessario viaggiare leggeri e veloci. Se ti trovi in solitudine, è un'occasione per comprendere e abbracciare questo concetto, sentendoti meno isolato. Dio sta incoraggiando in te un senso di indipendenza. Non l'indipendenza da Lui, ma l'indipendenza dagli altri. Geremia 17:5 avverte: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne la sua forza, il cui cuore si allontana dal Signore». Ogni volta che riponi la tua fiducia nelle persone, non hai notato che spesso finisce con una delusione? Quando ti affidi a qualcuno, è pesante sopportare una delusione. Quindi, per favore, confidate in Dio. Proverbi 3:5 consiglia: «Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sulla tua intelligenza». Ecco perché vuole che tu sia solo. È il motivo per cui certe cose che hai tentato non sono riuscite, perché le persone di cui ti fidavi ti hanno deluso, perché tutto sembrava giusto finché non è andato storto e le vostre strade si sono separate. Quella persona senza la quale pensavi di non poter vivere non c'è più, quel lavoro che credevi fosse la tua vita è finito. Eppure eccoti qui, ancora vivo. Dio ti sta guidando a fare affidamento su di Lui, a capire che la Sua presenza riempie il vuoto lasciato dagli altri. Abbraccia la solitudine come uno spazio sacro dove Egli ti plasma e ti prepara per cose più grandi. In questi momenti, avvicinati a Lui, confida nel Suo piano e sappi che la tua solitudine non è vana, ma fa parte del Suo scopo divino per la tua vita. Il Salmo 145:14 ci ricorda: «Il Signore sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono piegati». Se Dio vuole che tu sperimenti la solitudine, è perché sta facendo nascere qualcosa di nuovo dentro di te. Questi periodi di solitudine possono essere i momenti più trasformativi nella vita di una persona. Invitano a una profonda ricerca dell'anima. Anche Gesù apprezzava i suoi momenti tranquilli, come ci dice Luca 5:16. Ma Gesù spesso si ritirava in luoghi solitari e pregava. Apprezzava la solitudine, quei momenti preziosi in cui poteva connettersi profondamente con suo Padre. Se noti persone che lasciano la tua vita senza motivo, ricorda che Dio potrebbe rimuoverle intenzionalmente. Corinzi 6:17 dice: «Uscite dunque da loro e separatevi da loro, dice il Signore, e non toccate alcuna cosa impura, allora vi accoglierò». Dio ti sta distinguendo, rendendoti diverso. A volte ciò che è diverso può essere disprezzato, ma alla fine verrà onorato. Come ci dice Giacomo in 4:10. «Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà».
Dio ti sta preparando per l'onore. Prendiamoci un momento per pregare e aprirgli il nostro cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Dio, in questo tempo di solitudine vengo davanti a te in preghiera. Credo che mi hai messo esattamente dove ho bisogno di essere durante questa fase della mia vita. Aiutami a capire che solo tu puoi riempire il vuoto nel mio cuore. Anche quando gli amici e la famiglia si ritirano, confido che tu sia sempre al mio fianco. Dammi la forza di vedere la tua mano guida nella mia vita, anche nei momenti di oscurità e incertezza. Insegnami a cercarti nella preghiera e a sentire la tua presenza confortante. Aiutami a non dipendere dagli altri, ma a riporre in te la mia completa fiducia, sapendo che non mi deluderai mai. Signore, riempi il mio cuore con la tua pace, amore e gioia. Possa io trovare gioia nella tua presenza e conforto nel tuo amore costante. Aiutami a vedere questi momenti di solitudine come opportunità per avvicinarmi a te e rafforzare la mia fede. Grazie, Signore, perché non mi abbandoni mai e sei sempre presente, anche quando mi sento solo. Possa io sentire la tua presenza in ogni momento e ricordarmi che sei con me fino alla fine dei tempi. Nel nome di Gesù, prego. Amen. Grazie per aver guardato e partecipato a questa preghiera. Quando ti senti solo, sappi che Dio ti sta mettendo da parte per qualcosa di grande. Non sentirti solo o depresso. Dio è sul trono. Lascia che riempia quello spazio nel tuo cuore, permettendogli di crescere dentro di te sempre di più. Ricorda, il nostro Dio è un grande Dio. Che Dio vi benedica.